Torno in Italia, mi trovo molto d'accordo sulle cose che diceva Maurizio, perché cioè penso anch'io che siamo in una siamo diciamo da anni la formazione egemonica neoliberista e liberale è in crisi e assistiamo a forme di contestazione in varie parti del mondo. In Europa abbiamo avuto forme di contestazione di destra, di forze populiste di destra, che comunque, come ci spiegano diciamo, gli studiosi scienziati della politica più avvertiti, non considerano affatto il neoliberismo come un proprio nemico, ma anzi diciamo sono formati, si costruiscono movimenti politici neoliberisti, populisti, neoliberisti di stampo nazionalista, e quindi e dall'altra abbiamo avuto anche delle forme di contestazioni di sinistra e alcune che hanno raggiunto anche masse critiche importanti. Parlava prima Maurizio della Spagna, potrei dire anche della Gran Bretagna oggi con Corbyn, c'è un caso italiano. Non ci sono movimenti sociali da anni, come invece ci sono stati in Spagna, ci sono stati in Francia. Abbiamo avuto grandi movimenti nel 2001, 2002, 2003 che non hanno trovato un sbocco istituzionale, tra virgolette, e si sono persi. In alcuni paesi hanno trovato questo sbocco, in Spagna, in Francia, in Gran Bretagna, e assistiamo a dei movimenti politici di sinistra che hanno una loro consistenza e quindi pesano nel dibattito politico nazionale. Allora, questo caso italiano, la mia domanda è questa, io te la faccio da iscritto individuale del Partito della Sinistra Europea. La domanda è: il Partito della Sinistra Europea, questa importantissima intuizione di cui parlava prima Rosa, nasce come una aggregazione messa in rete, consorzio, termini possono essere più vari, di partiti politici, soggetti politici nazionali, che si ritrovano intorno ad una base programmatica, alcuni ideali, l'antiliberismo, l'anticapitalismo nella sua fase attuale, e però l'articolo 6 dello statuto consente un'iscrizione individuale. Consente anche, se andiamo a leggere le 10 righe di questo articolo 6, la possibilità di costituire circoli di iscritti individuali collegati in qualche modo. C'è questa, in francese c'è scritto lien, in inglese link, importante anche l'analisi delle parole, capire cosa è il significato c'è sotto, collegati ai partiti, alle entità collettive facenti parte, membri, in titolo del partito. Però, diciamo, questi iscritti individuali, e concludo, ti faccio la domanda, non hanno possibilità di pesare oggi all'interno del Partito di Sinistra. Cioè, un iscritto ad un partito, all'Unione Comunista, ha la possibilità di posare in maniera democratica, eleggendo i propri delegati al congresso, partecipando al dibattito congressuale, quello che avverrà questi mesi. Ma invece un iscritto al Partito Sinistra Europea non lo ha questa possibilità. Come pensa Rifondazione Comunista diciamo di affrontare questa tematica, questo problema, cioè di avere una tessera in tasca che però non ha un peso, non ha neanche spazi, luoghi di agibilità politica,
come pensa di giocare questa, diciamo, problematica all'interno del congresso del Partito Socialista Italiano che si svolgerà a Berlino a dicembre? Questa è la mia domanda. No, guarda, hai introdotto un tema importante, perché le adesioni individuali non hanno in Italia dimensioni di massa, però comunque coinvolgono compagne e compagni, diciamo, importanti, diciamo, dal punto di vista qualitativo, cioè esperienze, energie intellettuali, e quindi la situazione in cui ci troviamo è un po' paradossale, non riguarda soltanto noi, ma a mio parere è un'aporia dello statuto in quanto tale. Io credo quello che dobbiamo fare, credo, mi dispiace che non ci sia Paolo, che sia anche prevista che ci sia una riunione tra le formazioni, tra noi che diciamo i membri effettivi e gli osservatori, per definire le modalità, appunto, di partecipazione, degli spazi di dibattito e le occasioni in cui sviluppare il percorso in direzione del congresso. E io credo che sarà un'occasione molto utile, perché ci sono molte cose da discutere. È evidente che il fatto che dopo l'altra Europa, e non so ancora se dopo la sinistra vale la stessa cosa, non si riesce mai a decolare, è ovvio che se tu c'hai un soggetto che è unitario, che aderisce al partito della sinistra europea, a quel punto il tipo di campagna sulle adesioni individuali viene a coincidere. Il problema per cui non si è mai lanciato su una scala di massa è perché siamo sempre stati in questo limbo, in questa no man's land, in attesa che si definisse un contesto più stabile e una prospettiva. Ciò non toglie che nel percorso congressuale sia utilissimo sviluppare questo percorso, e credo che nella riunione che si farà nei prossimi giorni, con la partecipazione dell'Altra Europa, che ormai è ex Altra Europa pure, perché tra l'altro anche quello era un soggetto, è un soggetto aderente al partito della sinistra europea, che aveva anche una caratteristica plurima, perché c'erano dentro, io faccio parte del Comitato Nazionale in quanto eletto nell'assemblea del mio territorio, anzi la prossima riunione vengo, perché non è giusto dare rappresentanza ci sta addirittura, che io non ho avuto nessun territorio che parla sempre, dico, quindi è fondamentale costruire il percorso e anche i luoghi dove gli iscritti sia dei partiti sia aderenti individuali della sinistra europea discutono insieme della prospettiva in Europa e anche delle tematiche del congresso. Anche io spero di avere presto anche, insomma, un po' di materiale per lavorarci su, e anche fare in modo che le compagne e i compagni che hanno dato l'adesione individuale siano messi nelle condizioni di una partecipazione attiva, cioè meno male anche aggruppando per aree territoriali le occasioni di discussione e di confronto. Devo dire che noi siamo stati, da quel che mi risulta, siamo stati nel corso degli anni quelli che hanno più sottolineato l'elemento dell'adesione individuale, perché poi qui c'è Roberto che conosce il Partito della Sinistra Europea anche meglio di me. Non tutti i partiti nazionali hanno una comune sensibilità come la nostra, cioè nel senso che vedono il Partito della Sinistra Europea come il luogo in cui si coopera a livello europeo, poi ognuno ha sviluppato il progetto nazionale che ritiene più adeguato a essere compreso e a penetrare nella realtà nazionale, e quindi ci sono differenti sensibilità, e anche questo è oggetto deve essere oggetto di una discussione tra di noi, che dobbiamo calendarizzare insieme a tutti gli altri soggetti, perché poi non è che deve proporre agli iscritti alla individuali solo rifondazione, bene, siamo tutti coinvolti, anche perché proprio con l'ispirazione che dicevamo, insomma, ripetutamente all'inizio, è bene anche che ci si incontri al di fuori delle scadenze elettorali per discutere un po' in maniera strategica. E io penso che il congresso della sinistra europea, proprio perché non ha le caratteristiche di stare a discutere ci alleiamo col PD, che facciamo la regione Umbria o la regione Emilia-Romagna o cose di questo tipo, e neanche di discutere organizzativamente i rapporti tra la singola organizzazione Italia, ma di come rilanciare la lotta contro il neoliberismo
su scala continentale ci consente anche un livello di discussione strategica molto più avanzato, e non escluderei anche il fatto di, come rifondazione e Transform, di essere promotori di iniziative con cui portiamo anche contributi dal resto d'Europa in Italia per allargare il dibattito. Credo che dovremmo anche discutere se riusciamo a elaborare una proposta da portare a livello di partito della sinistra europea rispetto al, per concludere, rispetto allo statuto, che al momento ha una aporia di per sé, cioè quella che giustamente tu dicevi riguarda gli iscritti individuali. Certo.